Oltre 2.000 persone, 30 vessilli, 211 gagliardetti al 41esimo raduno nazionale al Contrin in Marmolada, organizzato dalla sezione Ana Trento, una partecipazione sentita non solo nei numeri. Grande partecipazione ad Asiago al 51esimo campionato nazionale di corsa in montagna, la fiaccola con la quale è stato acceso il tripode ha preso vita dalla fiamma del cero posto all'interno del sacrario dell'Eitner. È Marco Spada della sezione Feltre, il campione italiano di corsa in montagna individuale. Medaglia d'argento per Mauro Balzi, bronzo per Pierluca Armati, sezione Bergamo. Si aggiudica il trofeo Ugo Merlini, la sezione valtellinese, seguita da Bergamo e Trento. Si è aperta da Verona la serie dei campi scuola per ragazzi e ragazze proposti dall'ANA per l'estate 2024. Altri 12 sono in programma da qui a settembre lungo tutto lo stivale. Oltre 2.000 persone, 30 vessilli, 211 gagliardetti, il raduno nazionale al Contrin in Marmolada, organizzato dalla sezione Trento, anche quest'anno è stato partecipato e non solo nei numeri. L'alza bandiera, l'onore ai caduti, la deposizione della corona al cippo dedicato ad Arturo Andreoletti, i pensieri di tutti i presenti. È sempre un piacere ritrovarci qui al Contrin con tanti alpini che provengono da tutta Italia e oltre. E questo è un momento di grande festa dopo la grande kermesse della Dunata di Vicenza, dopo il nostro raduno del terzo raggruppamento proprio pochi giorni fa sull'Adriatico. Ci troviamo di nuovo qua tutti assieme per ricordare la nostra storia in questo territorio, che è un territorio cosiddetto di terre alte, dove riusciamo a ricongiungerci con il ricordo di chi ha creato, ha fondato questa nostra grande e bella associazione. Qua torniamo per ritemprarci dalle nostre fatiche associative e per riprendere il filo del discorso che ogni anno ci impegna a favore delle nostre comunità. Anche quassù vogliamo portare e trasmettere, quindi avere quel senso di appartenenza da un lato, ma quel senso di disponibilità, quindi di aiuto rispetto agli altri dall'altro lato. Quindi non posso che essere felice di questo momento, felice dei tanti alpini, della tanta gente che è venuta quassù a oltre 2.000 metri per fare insieme a noi questo grande momento importante, ripeto, da una parte di memoria e di ricordo, dall'altra ecco di condivisione e di attenzione rispetto agli altri, soprattutto per quelli più vivi. A porre l'attenzione sul ricordo, sulla storia, sul passato e sul presente sono stati anche il comandante delle truppe alpine ed il presidente della provincia autonoma di Trento, da sempre vicina al mondo delle penne nere. Si pensa soprattutto a fare memoria, a non dimenticare, a portare avanti tutti quelli che sono i ricordi di quei tempi, da non dimenticare, da studiare e da evitare che si ripetano. Un luogo simbolico, un luogo che ricorda i momenti di sofferenza e di tragedia della Prima Guerra Mondiale, un luogo che è memoria per i nostri alpini. È giusto ricordarli oggi, è giusto ricordarli per il passato e anche per quello che potranno fare per il futuro. La fiaccola, accesa dal cero posto all'interno del sacrario militare Leitner di Asiago, ha percorso tutte le vie della città vicentina per giungere in piazza Carli, dove ha dato vita alla fiamma che per due giorni è continuata ad ardere in occasione della 51esima edizione del campionato nazionale di corsa individuali in montagna organizzata dall'Associazione Nazionale Alpini, dalla sezione ANA Monte Ortigara di Asiago, con la collaborazione della Commissione Sportiva Nazionale. Una cerimonia emozionante, soprattutto per chi ha avuto l'onore di impugnare un simbolo così importante. Una cosa importante da fare per il gruppo, specialmente per il gruppo nostro, il gruppo di Asiago. Quando me l'hanno chiesto ho detto sì, vuole più che volentieri. Dichiaro ufficialmente aperto il 51esimo campionato nazionale di corsa in montagna individuale. La fiacca ha un significato importante perché comunque è ricavata da un tubo di gelatina esplosivo che veniva usata nella Prima Guerra Mondiale. Noi l'abbiamo svuotato, quindi privato dell'esplosivo che dà solo morte, e l'abbiamo riempito di cera che può bruciare e dare fuoco direttamente al tripode, quindi alle fiamme che
inaugurano questo evento, proprio nello spirito che c'è nello sport, quindi il correre, l'arrampicare, il sudore, la fatica, dare una mano anche a quello più debole, noi li impieghiamo nello sport, ma non nella guerra. A richiamare l'attenzione sui monti che hanno fatto da scenario al percorso della corsa è stato il responsabile della Commissione Sportiva Nazionale di Carlo. Monti che sono stati teatro di epiche gesta nel corso della Prima Guerra Mondiale, luoghi in cui molti lasciarono la loro vita per rendere finalmente unita l'Italia. Questo campionato ha un carattere, un sapore particolare. In questi luoghi sacri, il nostro luogo sacro della memoria, dell'Ortigara, quella colonna mozza dove c'è quella piccola grande frase per non dimenticare. Lì sono scritti tutti i nostri valori, i nostri pensieri, i nostri ricordi dei nostri caduti. In questo campionato si è vista la grande partecipazione del popolo alpino, dei numeri veramente grandi, abbiamo superato i 500 atleti, quindi un numero impressionante. Grande merito è della località Asiago, che ci ricorda tanto nella nostra storia alpina. Grande partecipazione ad Asiago al 51esimo campionato nazionale di corsa in montagna, 497 gli atleti al via, 379 soci, 118 aggregati che partiti dalla località Caberlaba hanno potuto scegliere tra due percorsi, il più corto di circa 7 km, un dislivello di 335 metri ed uno più lungo di circa 12 km, dislivello 616 metri, valevole quest'ultimo per il titolo italiano, conquistato da Marco Spada, sezione Feltre, che lo ha completato in 1:05:09. Il percorso molto impegnativo, molto duro, comunque il tracciato era segnato benissimo, complimenti all'organizzazione che hanno fatto proprio un bel lavoro. La dedica in particolare oggi è per Paolo Zenta, un nostro collega scomparso poco tempo fa, una persona molto presente negli alpini di Feltre e soprattutto di Piedavena. Era qualche anno che non correvo più, ho ricominciato quest'anno e è andata bene. Medaglia d'argento per Mauro Balzi, sezione Bergamo, arrivato al traguardo dopo 1:07 e un paio di centesimi prima del compagno Pierluca Armati. Effettivamente in salita io lo sentivo sempre dietro che si attaccava, poi al secondo giro l'ho un po' perso. Verso il discesone ho cominciato a sentirlo perché lui ha un passo un po' particolare che arrivava, infatti qua lui in discesa ne aveva un po' di più, però alla fine mi ha comunque aspettato, è bellissimo. Percorso ieri, dopo averlo provato, sembrava un pochettino più ostico come fango, e invece oggi si vede che si è asciugato quel tanto, che tutto perfetto, poi gli alpini va sempre tutto bene. Bellissima gara, grazie ai compagni di squadra perché mi hanno tirato il collo e mi hanno tenuto sotto fino alla fine sulle posizioni salienti, diciamo. Il percorso ottimo, duro, io ne ho fatto un po' di gare, non tantissime perché sono giovane, però un percorso così duro, così bello, mai da mollare, non c'è un pezzo di piano, non c'era un centimetro di asfalto, per cui questa è la corsa in montagna, questi sono gli alpini. Il miglior tempo assoluto, seppur nella consapevolezza di non poter conquistare il titolo di campione italiano essendo un aggregato, l'ho fatto segnare Mattia Tanara della sezione Verona, 1:02:07. Purtroppo la leva obbligatoria l'hanno tolta e noi del classe 2000 oramai possiamo solo seguire le orme dei nonni o dei papà, insomma, venendo comunque a fare queste gare che per loro sono decisamente importanti. Nonni intesi in questo caso nel vero senso della parola, visto che insieme a Mattia hanno gareggiato anche il papà Francesco, classe 1973, ed il nonno Attilio, classe 1944. Mio papà, diciamo che è parecchi anni che corre, ha fatto anche sempre dei bei piazzamenti, adesso si è un po' messo da parte, diciamo. E mio nonno è lui che ci ha tramandato la passione per primo, e ancora adesso in questi eventi non manca mai. Non è solo essere alpino, è anche comunque cercare in qualche modo di far parte di questa grande famiglia che ti dà grandi valori, quindi a prescindere da questo l'importante era esserci. Sul podio degli aggregati dietro a Mattia Nicolò Lora Moretto, sezione valsesiana, 1:05:07 il suo tempo. Terzo posto per Alessandro Bianchi, sezione Bergamo, 1:06:31. Campo Silvano in provincia di Verona ha aperto i campi scuola dell'ANA 2024 rivolti a ragazze e ragazzi dai 16 ai 25 anni. Sulla base del successo riscosso negli anni precedenti ed in particolar modo grazie al passaparola di chi aveva già vissuto tale esperienza, il numero massimo di partecipanti a diversi campi è stato raggiunto in brevissimo tempo. Questo conforta per quel
perché vuol dire che l'attenzione verso questa esperienza è fondamentale, i giovani la stanno cercando, ma soprattutto anche le famiglie si sono rese conto dell'importanza dei campi scuola organizzati dagli alpini, perché le tematiche, oltre che legate alla protezione civile, diventa fondamentale anche l'aspetto dell'educazione civica, educazione alla Costituzione, soprattutto l'opportunità di avere anche l'incontro con delle autorità che si rendono disponibili a confrontarsi con i ragazzi, e questo ci conforta, perché avere il questore, avere il prefetto, avere il comandante dei carabinieri riferiti ai campi è importante proprio per la testimonianza e l'esempio che viene dato. La parola d'ordine, infatti, fin dalla prima edizione è condivisione, apprezzata e ricercata in primis dai partecipanti. È la prima volta che partecipo a questo campo scuola e devo dire che è veramente interessante conoscere come la storia degli alpini, tante realtà, le cose attuali, come oggi che abbiamo fatto l'attività di primo soccorso e niente, le attività comunque in montagna, piuttosto che imparare a utilizzare le corde per l'arrampicata e molte altre attività che stiamo facendo. Io sto facendo il mio secondo campo, l'ho fatto anche l'anno scorso, è stato consigliato a mia mamma da una sua amica, avendo io il nonno alpino ho deciso di provare e mi sto sempre più addentrando in quel mondo. La mia idea sarebbe anche di intraprendere la carriera militare negli alpini.